Settimo corso, e quanti erano gli iscritti? Oggi vedremo tutti gli idonei, che sono circa 110 allievi, a cui verranno consegnate attestate di partecipazione a questo corso per l'aspirante Guardia Particolare Giurata. Un corso dura 90 ore normalmente, 90 ore che però vengono distribuite nell'arco del tempo, perché evidentemente dobbiamo fare anche i conti con le esigenze dei docenti che, come vorrei ricordare, sono appartenenti alle forze di polizia. Tocca diversissime materie importanti, prima fra tutte il codice penale, il codice procedurale penale, ma anche tecniche di disarmo e sicurezza sul lavoro. Alla selezione hanno partecipato 10.500 candidati. Sono state selezionate 180 persone, solo 110 sono risultati gli idonei. Alla fine l'Europol si conferma un polmone, nonostante tutti noi stiamo attraversando un non facile periodo economico, ma l'Europol si conferma un punto fermo per quanto riguarda il nostro territorio dal punto di vista lavorativo, economico e sociale. La ringrazio per questa sua affermazione e la confermo, anche se devo dire che questo ultimo 2014 sta presentando un rallentamento, perché anche la crisi anche nel nostro settore si fa sentire. Vediamo che anche altri istituti stanno facendo riduzione del personale, noi stiamo segnando il passo, non sappiamo in quanto tempo potremmo immettere queste persone in servizio, ma sicuramente i tempi veloci nel passato non saranno più, insomma. Il tuo apporto all'interno di questo settimo corso a Europol. Formare delle persone che poi possono essere d'aiuto anche a noi quando siamo in mezzo alla strada, penso che sia una cosa importantissima. Credo che l'Europol sta spendendo tantissimo sulla formazione e dare il nostro contributo è una cosa graditissima. Io credo un apporto molto molto modesto, non particolare se non quello di avere dato un contributo in termini di informazione e anche di formazione per ciò che riguarda la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, che sicuramente in questo settore è particolarmente necessaria. Si è concluso il settimo corso della formazione di nuove guardie giurate. Sono stati oggi consegnati gli attestati agli idonei e, come al solito, poi a seguire i titoli e l'appuntamento per le prossime edizioni. Sì, oggi praticamente viene la manifestazione della consegna degli attestati per gli aspiranti che hanno partecipato al settimo corso Europol 2013. È un corso che ha visto partecipare circa 10.500 concorrenti, che 180 sono state dichiarate, diciamo, ammissibili al corso e solo 110 hanno avuto l'idoneità. È un corso che ha riguardato materie sul codice penale, codice penale, ma anche tecniche di disarmo, sicurezza sul lavoro. I docenti, tutti facenti parte delle forze dell'ordine e della CGIL, hanno potuto dare una buona formazione a chi domani potrà espletare il servizio di guardia particolare giurata.